Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io caio. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar ciò che sta intorno a me, caio. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io caio. Caio, caio, caio. Sono io! Le carote scomparse. Terry ha tanta fame, mammina. Anche Rose ha tanta fame. Non è ancora pronto, ragazzi. Ci sarà da aspettare qualche altro minuto. Allora, un minuto, due minuti, tre minuti. È pronto adesso, è mamma? È pronto adesso, mamma? Che cosa ne direste di andare a prendere due carote in giardino? Così avrete qualcosa da sgranocchiare mentre finisco di preparare. Evviva! Carote da sgranocchiare! Caillou e Rosie corsero subito all'orto, nella zona in cui la mamma aveva seminato le carote. Caillou aveva una certa esperienza e sapeva riconoscere quelle da raccogliere. Ecco le carote! Evviva! Ecco la mia! Tira, 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 tira. E poi toccò a Rosie raccogliere una carota. Più forte! Tira, tira, tira! No, aspetta! La mamma deve prima lavarle! Visto che era una bellissima giornata, la mamma decise che oggi avrebbero mangiato fuori. Sarà meglio che andiate a lavarvi le mani prima di cominciare. Forza, svelti! Al ritorno, Caillou non trovò più le sue carote e cominciò a chiedersi dove potessero essere finite. Ma dove sono? Non riesco più a trovarle da nessuna parte! È veramente molto strano. Si potrebbe quasi definire il mistero delle carote scomparse. Ah, adesso vado a prenderne altre due. Caillou era sempre più perplesso. Dove potevano essere finite le sue carote? Mamma, guarda, un coniglio! C'è un coniglio nell'orto, deve avere preso lui le carote! Davvero? Vieni a vedere! Sei sicuro che fosse un coniglio? Sì, certo, mamma, era un bellissimo coniglietto bianco. È nascosto lì dietro! È Gilbert! Forse tornerà più tardi. Caillou era certo di aver visto la coda di un coniglietto bianco. Ma non ce n'era traccia nell'orto. Il nostro piccolo amico era sempre più deluso. Era sicuro che non avrebbe più visto quella simpatica bestiolina. Ma poi sentì che qualcuno cercava di portargli via la carota. Guarda, mamma! Accidenti, è davvero un coniglio! Coniglio! Io te l'ho detto che l'avevo visto! Fate piano, potreste spaventarlo. Palla di neve, ecco dove ti eri nascosto. È il vostro coniglio, signor Inkle? No, è mio. Io mi chiamo Nancy. Sono venuta a trovare mio fratello e Palla di Neve è riuscito a scappare dalla sua gabbietta. Sono almeno due ore che lo stiamo cercando qui intorno. Vi andrebbe di fargli qualche carezza? Molto bene, così abbiamo risolto il caso delle carote scomparse. Sì, e io ho trovato il coniglio scomparso! Caillou suona con la banda. Io sono pronto, papà! Arrivo, Caillou! A Caillou piaceva il rumore del vento che soffiava tra le foglie. Coraggio, andiamo! Visto che è una bellissima giornata, che ne diresti di andare a piedi fino a casa di Clementina invece che prendere la macchina? Ciao, Caillou! Ciao! Salve! Vai pure, ci vediamo all'ora di cena. Clementina sta giocando nella sua stanza, perché non vai a farle una sorpresa? Ma una volta arrivato in cima alle scale, il piccolo sentì uno stranissimo suono. Che cosa poteva essere?
Oh, Clementina! Che cosa sta facendo, Billy? Sta provando dei nuovi pezzi con il suo trombone, quindi dobbiamo fare molto silenzio. I due bambini ce la misero proprio tutta per non fare alcun rumore. Ciao, Caillou. Entra pure se vuoi. Scommetto che non hai mai visto un trombone prima d'ora. Certo! Per suonare bisogna soffiare qua dentro. Caillou fu molto colpito da quella dimostrazione. Adesso voglio provare io. Va bene, ma guarda che non è affatto facile come sembra. Il bambino rimase deluso per non essere riuscito a suonare come Billy. Ci vuole molta pratica e fiato per suonare uno strumento. Io suono nella banda della scuola e aspetto degli amici che verranno qui a fare le prove. La banda della scuola! Proprio così, io li ho visti. E ti assicuro che riescono a marciare e a suonare nello stesso tempo. Vedi? Su questo foglio ci sono scritte tutte le note che dobbiamo suonare. Leggendole diventa tutto molto più facile. Caillou rimase colpito dal fatto che Billy potesse addirittura leggere le note musicali su un pezzo di carta. Puoi suonarmi un altro po' di musica, per favore? D'accordo, ma i miei amici stanno per arrivare. Sentite, vogliamo fare un gioco musicale? Ora suonerò una nota alta. E voi dovrete cercare di toccare il soffitto. Quando io suonerò una nota bassa... voi dovrete abbassarvi più che potete, d'accordo? Quindi dovrete muovervi seguendo la musica. Ehi, guarda come riesco ad abbassarmi! Questa è una nota alta! Guarda quanto riesco ad alzarmi, Billy, guarda! Io sono più alta! Billy, i tuoi amici ti aspettano in giardino. Adesso devo andare, ci vediamo più tardi, ragazzi. Caillou si divertiva un mondo ad alzarsi e ad abbassarsi in quel modo e non avrebbe voluto smettere. Lo prendo io. Ehi, mi è venuta un'idea. Voglio provare anche io. Tesoro, ci stava giocando Caillou. Venite con me, ragazzi, mi è venuta un'idea. Vi andrebbe qualche biscotto? E che cosa volete da bere? Latte o succo di frutta? Avete davvero detto che preferite l'aceto? Va bene, come volete. No, noi vogliamo il latte, per favore. Oh, i ragazzi hanno già cominciato le prove. Potreste andare ad ascoltarli quando avrete finito. Caillou non vedeva l'ora di andare ad ascoltare gli amici di Billy. Era affascinato specialmente dal trombone e dalla grancassa. Potremmo suonare un po' anche noi? Scusate, ma noi dobbiamo assolutamente provare dei nuovi pezzi e quindi dobbiamo essere i soli a suonare. Il bambino rimase molto deluso perché avrebbe voluto suonare con la banda. Ma visto che dovremo suonare marciando, voi potrete farlo con noi se volete. Coraggio, cominciamo ad andare a tempo. 1, 2, 3, 4, avanti. Andiamo, Caillou, proviamoci anche noi. 1, 2, 3, 4. Caillou, ha chiamato tuo padre. È quasi ora di cena e io dovrei riaccompagnarti a casa. Ma quel giorno il nostro amico non aveva alcuna voglia di andarsene. Guarda! Oh no! Il mio spartito!
Dai, prendetelo! Eccolo là! Lo prendo! No, non lo prendo! L'ho preso io! Sei stato bravissimo, Caillou! Grazie, Caillou! Non avrei potuto suonare senza. Si sentì molto fiero della propria piccola impresa. Visto che la banda deve suonare marciando e noi dobbiamo riaccompagnare a casa Caillou, perché non andiamo tutti insieme? Beh, in effetti non c'è alcun motivo per non accompagnarlo suonando, giusto? E allora andiamo. Evviva! Evviva! Perché non suonate qualcosa anche voi due? Caillou era felice di tornare a casa suonando addirittura con la banda della scuola. Chi è? Caillou, ma che sta succedendo? Lo sai che oggi ci stava scappando via della musica, ma poi io sono riuscita a riprenderla. Picnic tra le mucche. Caillou era felicissimo perché stava per andare a fare un picnic con la sua famiglia. Sì, stiamo andando a fare un picnic! Stiamo andando a fare un picnic! Guarda, Rosie sta dormendo. Coraggio, adesso allacciati le cinture perché stiamo andando a fare un picnic! Dopo qualche minuto di silenzio, Caillou decise che stavano impiegando un po' troppo tempo per arrivare in campagna. Manca ancora molto, mammina! Solo qualche altro chilometro, tesoro. Guarda quante mucche ci sono, mamma! Possiamo andarle a vedere da vicino, per favore, per favore, per favore! Che ne diresti di fare qui il nostro picnic? Certamente, cara. Perché no? Caillou non aveva visto spesso delle mucche ed era quindi molto eccitato all'idea di poterle guardare così da vicino. Ciao, mucche! Guarda un po' chi si è svegliata. Anche Rosie voleva guardare le mucche da vicino, ma aveva qualche difficoltà ad arrampicarsi sul recinto. Servi aiuto, tesoro? Tieniti forte. Anche io voglio arrampicarmi come lei. D'accordo. Che cosa stanno dicendo le mucche? Io credo che ci stiano salutando, naturalmente a modo loro. Caillou si divertiva molto ad osservare le mucche. Rosie ha tanta fame. Bene, è giusto l'ora del pranzo. Mangia con calma, Caillou. C'è ancora tutto il pomeriggio. Io voglio tornare a guardare le mucche, papà. Aspetta un secondo, vengo con te. Porto il tuo aeroplanino, così potremo giocare più tardi. Rosie, vuoi venire con mamma a vedere le mucche? Fame! D'accordo. Allora finisci prima la mela. Caillou, posso far volare il tuo aeroplanino? D'accordo. Evviva, evviva! Tieni, papà, tieni! Guarda dove è finito il mio aeroplano. Ci penso io. Grazie, papà, grazie! Evviva! Sta tranquilla, sto giusto andando via. Addio! Stai attento, guarda! Grazie, ci sono andato vicino. Qualcuno ha sete? Ho qui qualcosa di speciale. In effetti era la bevanda preferita di Caillou, latte al cioccolato. Allora, ti piace Caillou? Che vuol dire? Vuol dire che mi piace tanto tantissimo. Tantissimo anche a me. I rumori misteriosi. La nonna aveva scelto una serata invernale per venire a trovare i suoi nipotini preferiti. Ank, ank. Brum, brum. Suona anche il tuo nasino, tesoro. Ank, ank. Drin, drin.
Cos'è questo rumore? Forse sarà un mostro feroce, nonnina. Caillou sapeva che non poteva essere un mostro, ma era divertente immaginare che ce ne fosse uno in casa. Io non credo che un mostro potrebbe nascondersi lì sotto. Questo è lo spazzaneve! A Caillou piaceva vedere lo spazzaneve in azione e sentire il rumore del suo motore. Brum, brum! E così tutti i clown uscirono dal circo e si prepararono a sfilare nella loro parata. Hai sentito? È di nuovo quello strano rumore! Sì, ma adesso sembra essere un po' meno forte e viene da quella parte. Senti, nonnina, e se fosse un dinosauro? Vado a controllare! A quel punto fece finta di essere sulle tracce di un pericoloso dinosauro. Oh, ciao tesoro, che cosa fai? Sto seguendo un feroce dinosauro, mamma! E si è nascosto lì sotto! Allora fatti aiutare da papà. Stai per ricevere compagnia, caro! Buona fortuna! E fu così che scendendo in cantina sentì un altro stranissimo rumore. Hai sentito anche tu tutti quei rumori così strani, papà? Vuoi dire questo? O forse è quello della carta vetrata. O era magari quello del mio martello. Oh, no, io parlavo di questo. Stava diventando davvero appassionante questo mistero. Sembra che venga da sopra. Forse sarà meglio andare a controllare. Il nostro amico non si fece certo pregare e ripartì subito alla ricerca. Ormai non sapeva più dove guardare. Ma poi sentì un suono molto familiare venire dal bagno e andò subito a chiedere informazioni. Hai trovato il tuo dinosauro? Un dinosauro? Ma io credevo fosse un mostro. Potrebbero anche essere dei marziani. Un mostro, un dinosauro e adesso anche i marziani. Ma di che razza di rumore si tratta? Oh, andiamo, venite con me. Caillou non riusciva a crederci. Nella sua stanza non c'era nessuno oltre a Gilbert. Ma come faceva un gatto a fare dei rumori così strani? Quello è uno dei vecchi giocattoli di Rosie. Gilbert deve averlo tirato fuori dalla cesta. Bene, adesso sappiamo chi era a fare tutti quegli strani rumori. Non è vero, Caillou? Era Gilbert! L'orsacchiotto pirata. Caillou! Mi aiuti! Ma come hai fatto a restare incastrato sotto il mio cappotto? Io non lo so! Che cosa stai facendo, mamma? Sto portando tutta questa roba sopra in soffitta. E io posso aiutarti? Ma certo! Ecco, porta questo cappello. Grazie, Caillou. Il nostro piccolo amico adorava andare in soffitta perché era piena di sorprese. Guarda, mamma! Erano davvero tanti anni che non lo vedevo, lo sai? Questo era un carillon che mi regalarono quando ero piccola. A Caillou piacque molto la musica che usciva da quel vecchio carillon. E questo era il mio orsacchiotto di peluche. Guarda, l'orsacchiotto di peluche ha un buco nella testa. Vuoi aiutarmi a ripararlo? Ecco fatto. Adesso è diventato un pirata. Caillou trovò che l'orsacchiotto pirata era molto più divertente del carillon, anche perché questo ormai non suonava più. Io sono un pirata! Anche Rosie? No, tu no! Rosie, vieni qui! Ho qualcosa per te! Ecco che arriva la nave dei pirati! Ma adesso il carillon suonava di nuovo! Senti, ora voglio giocarci un po' io con il carillon! È mio! Lo vuoi questo? No! Allora vuoi la mia nave dei pirati? No! Allora potresti anche giocare con il mio orsacchiotto pirata, che ne dici?
Rosie aveva un debole per gli orsacchiotti e così i due bambini decisero finalmente di scambiarsi i giocattoli. Ma adesso che Carrion aveva smesso di suonare, Kayuri voleva indietro il suo orsacchiotto. Tieni, Rosie, adesso puoi ricominciare a giocare con il tuo bellissimo Carrion. No! Io rivoglio il mio orsacchiotto pirata adesso! È mio! Che cosa sta succedendo? Io rivoglio il mio orsacchiotto e poi guarda, il tuo vecchio Carrion si è rotto! Fammelo un po' vedere, per favore. Guarda, se giri questa chiavetta e apri lo sportellino, torna subito a suonare. Adesso perché non ci giocate un pochino per uno? Caillou non era affatto felice della proposta. Lui voleva giocare con l'orsacchiotto e anche con il Carrion. Oh, ma che succede qui sotto? Oh, dei pirati! E avete trovato il tesoro? Sì, è nel Carrion e l'orsacchiotto pirata gli sta facendo la guardia. Ottima idea! Caillou e la sorellina avevano saggiamente deciso di giocare insieme ai pirati.